Siamo con Gianfranco Scavarda, presidente della Proloco dell'Usilier, Festa dell'Acqua, un evento che torna dopo tanti anni. Ci racconti un po' della storia di questa manifestazione. Allora, la manifestazione è nata nel 2001 per iniziativa del mio predecessore Ariano Aldo, che purtroppo è mancato da qualche anno. E, l'idea era quella proprio di aprire dei cortili privati dove all'interno c'erano delle pompe manuali. Sono stati anche più o meno ristrutturati dei lavatoi che erano dell'epoca del ventennio, però erano carini, come infatti in mattoni eccetera, e quindi visto che il territorio è ricco d'acqua, c'è stata questa idea di fare queste manifestazioni con mercatini e esposizioni anche all'interno dei cortili. L'abbiamo fatta per 10 anni, poi si è un po' persa per difficoltà organizzative eccetera, e l'abbiamo sospesa per 10 anni. Abbiamo fatto altre manifestazioni d'estate e poi quest'anno da molte parti ci è arrivata la richiesta di: ma perché non fate più la festa dell'acqua? Allora abbiamo provato a riproporla. Non abbiamo più la possibilità di avere i cortili a disposizione, perché qualcuno sono case ormai abitate da famiglie, mentre invece prima erano libere, e comunque abbiamo mantenuto il format, abbiamo cercato di incentrare un po' l'iniziativa sull'acqua. Infatti abbiamo gli stand della SMAT, abbiamo lo stand dell'Università di Torino che parla dei fiumi, abbiamo una mostra fotografica sui colori dell'acqua e l'idea è partita così. Un evento che tra l'altro dà anche risalto a una realtà piccola come quella dell'Usilier, ma che ha voglia comunque di fare, e questo è importante. Sì, cerchiamo di fare del nostro meglio. Non è proprio facile organizzare una festa così. Quest'anno credo che siamo riusciti comunque a fare un programma molto interessante. Siamo partiti venerdì sera, è stato un successone. Abbiamo fatto una proiezione di un filmato di Verde Canavese, che è un format che sta facendo un po' il giro tra i paesi qui della bassa canavesana per far vedere e conoscere le cose particolari, e poi abbiamo avuto uno spettacolo di cabaret. Forse è stato l'evento con più successo da 10 anni qui in paese, e ieri sera anche moltissima gente. Purtroppo poi è arrivato il temporale che ha rovinato un po' la festa, comunque siamo soddisfatti. E adesso questa domenica, appunto, tanti, tanti banchetti, tanti trattori, eventi, eccetera, a conferma che l'evento in sé coinvolge anche realtà diverse da quelle che possono essere legate unicamente all'acqua. Sì, abbiamo molti banchetti di hobbisti, parecchi di Usilier tra l'altro, pasticcerie, articoli, oggetti in ferro, oggettistiche, bigiotterie eccetera, e molti arrivano da fuori. E poi abbiamo degli stand appunto istituzionali, l'università, la SMAT, che parlano più in dettaglio del tema dell'acqua, e abbiamo i pompieri che fanno Grisulandia, quindi faranno divertire un po' i bambini, gli daranno il diploma da piccolo pompiere, speriamo che arrivi tanta gente.